Vogliamo dire che il ministro ha staccato la spina al governo ed è pronto a fare propaganda ed è venuto qui a farla in una città sciolta per mafia. Assassino! Il dolore non è propaganda! Il dolore non è propaganda! Siamo i cittadini e le cittadine di questa città. Non so. E non solo, di tutta la provincia. Siamo studenti e studentesse, studenti e studentesse medie, siamo studenti e studentesse universitari, costretti anche spesso a scappare da questa città perché manca una politica che sappia costruire un buon tessuto sociale. In questa città c'è un problema che si chiama mafia, che abbiamo conosciuto benissimo. E un mese fa quei due bambini sono state vittime solo di un incidente stradale, di un omicidio stradale, ma anche vittime di mafia. Abbiamo fatto prima un momento di silenzio per mostrare rispetto verso la tragedia e soprattutto per mostrare rispetto e solidarietà alla famiglia. Ora siamo qui davanti Palazzo Iacono per dire che questa città non ci sta alle passerelle elettorali. Un mese fa abbiamo un ministro degli interni che se n'è fregato altamente o ha liquidato questa questione con un semplice post su Facebook. Un mese, quando accade la crisi di governo, mentre passa la sua campagna elettorale nel sud Italia, in Sicilia, capisce di voler venire a Vittoria per concludere la sua passerella elettorale, per strumentalizzare, per usare il dolore come propaganda. Siamo qui per dire che non ci stiamo. Siamo qui per dire che vogliamo una reale sicurezza, non le politiche securitarie di Salvini. Siamo qui per dire che noi, che la mafia l'abbiamo vissuta, che la combattiamo tutti i giorni sui nostri territori, vogliamo dire che non ci interessa la sua lotta immane, la sua retorica razzista, la sua unica risposta.